che qua ci sono dei convettori che sono elettrici, sono piuttosto datati. Rubano giochi erotici, poi si pentono. Strage, il carro dei morti usato come altare. Dove siamo, cari amici? Dove saremo? Dove saremo arrivati oggi? Ed ecco, dove siamo, cari amici? Dove siamo? Siamo a Pontremoli, benvenuti a Pontremoli. E benvenuti a Pontremoli, cari amici. Pontremoli ci aspetta. Cari amici, che dire oggi? Oggi noi seguiamo ciò che c'è da poter fare. Siamo quindi a Pontremoli ed è nella Lunigiana. Accade che sovente io, Gennaro Gelmini, mi chiamano così, come se fosse all'improvviso, dalla Lunigiana. E io corro volentieri, è una cosa che succede da 20 anni. Inizialmente andavo a Pisa per contattare gli astronomi. Successivamente, quindi Pisa per gli astronomi, poi successivamente c'era il giardino, un luogo che ci si incontrava, il giardino di Lehman. Un luogo che ci si incontrava tra amici, anche che venivano da Torino. Poi ci sono state varie situazioni. Finché, guarda caso, come il destino vuole, ecco che, chi lo sa, anche in futuro torneremo ancora in Lunigiana. Quindi di tanto in tanto siamo chiamati in Lunigiana. Vuoi per gli astronomi di Pisa, vuoi per gli amici del giardino di Lehman e vuoi per chissà. E ciò che abbiamo dietro di noi è il castello di Pontremoli. E non è da fare, quando veniamo qui evidentemente c'è un luogo energetico, quindi non è che dobbiamo dilungarci a presentare la Lunigiana. La Lunigiana, la Valle Lunigiana in Toscana, la parte più a nord della Toscana, in Italia ovvio, si racconta da sé. Una valle che ha una storia, ma non dico millenni, chissà milioni di anni, chissà. Perché in definitiva qui nasce proprio il culto della Dea Madre, Iside e Osiride. Se vogliamo anche il Sole e la Luna. Qui Madre Terra. Madre Terra, quindi un cammino esistenziale. In questo cammino esistenziale, la vita vuole che ci doniamo a un qualcosa di eterno. Perché noi viviamo solo 100 anni, allora ci dobbiamo donare a qualcosa di eterno. Questa cosa eterna
è iniziata millenni fa con Madre Terra. E qui siamo in mezzo. Tutte nacque volendo un po' qua e un po' fanno mille lavori, a sapere. Praticamente viaggiano un po' come viene, perché uno va sulla sinistra, l'altro sulla destra, siamo che c'è appunto la porta della città che dà appunto verso Parma, quindi verso il territorio che non era più della Toscana, che poi apparteneva a Roma, al Vaticano, ai pellegrini che andavano a Roma, e poi si andava anche di là all'altro territorio, l'Emilia. Benissimo, ma veniamo al dunque, quindi Madre Terra. Allora c'è un qualcosa, questo è un punto nevralgico del fare quotidiano. Mi fanno dei bei saluti perché, allora, in effetti a Lunigiana vengo da sempre qua, nel senso, appunto, sono 20 anni che di tanto in tanto mi chiamano e io torno, ma senza neanche dire perché devo tornare, torno. Ed eccoci quindi Lunigiana nuovamente, Pontremoli, capoluogo proprio della Lunigiana, il posto più importante, e quello è il castello di Pontremoli. Ma veniamo al dunque, cari amici, quindi l'esistenza. Qui un punto nevralgico per conoscere l'esistenza, per concepire l'esistenza. Neanche loro da che parte girare. Notare che c'è un'altra strada di là, non sanno se prendere la destra o la sinistra, non sanno se andare avanti o indietro. Qui questa è la strada giusta per perdersi. Però per perdersi nel senso buono, perché va all'inizio del paese, però si va quindi da nord a sud, di qua a nord e di là a sud. Allora veniamo al dunque, quindi abbiamo anche il castello. Questa era una zona in cui una volta appunto non si pagavano le tasse. Io sembro un po' svizzero, un po'... E non si pagavano le tasse, gli zari a volte vanno proprio così. Non si pagavano le tasse, ma poi potrei essere un esattore delle imposte, no? Mi cambierò dopo. Non si pagavano le tasse perché? Perché questa zona doveva essere abitata per aiutare i pellegrini che andavano a Roma. Se si fossero pagati le tasse, a parte che dicono appunto non volevano far sottomettere la zona a qualcuno così, in realtà è che perché poi la zona doveva essere abitata, essendo zone un po' fuori mano, potevano essere abbandonate. Allora per essere certi che venissero sempre abitate, qui non si pagavano le tasse, così abitava la gente che cosa faceva? Aiutava i pellegrini quando andavano verso Roma. Ed era importantissimo, anche perché qua è zona di montagna, si andava o a cavallo o a piedi o in carovana, e quindi fermarsi qua era bene. E abbiamo una zona proprio rimasta tal quale come nel Medioevo, nel senso bellissima così. Quindi molto importante Madre Terra, perché noi vivendo 100 anni invece abbiamo bisogno. Tanti dicono, è vero, dicono tanti, ma noi non abbiamo bisogno di niente, bastiamo a noi stessi. Però dovete capire, cari amici, che noi viviamo 100 anni. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di qualcosa di oltre. E poi anche c'è anche un bisogno proprio del contatto. È
vedrete, io tante volte so come sono i nostri amici da lassù, però io dico, è solo il timore del diverso, della diversità, che non ci fa prendere contatto. Apriamoci a queste cose bellissime, il contatto con le creature che verrà. E sapete, poi io mi interesso del pianeta Nibiru, ma lo vediamo, c'è un aumento di situazioni particolari, dalle alluvioni ai terremoti, quant'altro. Allora è ovvio, non è solo l'attività umana, c'è qualcos'altro, ci sono questi influssi gravitazionali che scombussolano ciclicamente il clima sulla Terra. E ciò lo dà qualcosa, che cosa? Nel Sistema Solare c'è un pianeta chiamato Nibiru, ha un'orbita ellittica dalla cosiddetta nube di Oort della Via Lattea, una zona della Via Lattea, nube di Oort, arriva fino al Sistema Solare, questo pianeta, l'orbita. Un'orbita ellittica allungata e scombussola ciclicamente ogni circa 3600 anni il clima sulla Terra. E stiamo vivendo proprio questo, perché l'aumento dei terremoti non saranno, a volte li basano su quei record, ma si vedono ciò che sta succedendo, si vede. C'è uno sconvolgimento del clima, anche se molte notizie non le danno. E poi abbiamo avuto un meteorite sui cieli sopra la Sardegna, l'isola italiana, la Sardegna, caduto a 120 km a ovest della Sardegna, un meteorite, il 16 di agosto 2019, quindi pochi giorni fa. Oggi siamo al 20 di agosto 2019. Qui a Pontremoli, provincia di Massa Carrara, Toscana, Italia. E questo è il castello di Pontremoli. È ovvio, in questo ciclo dei 3600 anni veniamo anche a contatto con queste creature che abitano all'interno del pianeta Nibiru, in delle cavità. Non è che tutti abitano fuori, noi siamo un po' rari come razza nell'universo. Ed è un bene perché il problema nell'universo c'era anche una sovrappopolazione, perché si abitava soprattutto nelle cavità interne ai pianeti. Avendo delle creature come noi che vivono all'esterno dei pianeti, riusciamo a risolvere il problema della sovrappopolazione. Ed è una cosa fantastica, quindi pensate questo. Ed ecco che ci sarà quindi poi l'incontro con queste creature. Benissimo. Noi è ciò che vogliamo. E naturalmente c'è questo scombussolare degli eventi. Però è una cosa ciclica, che tutto deve rinnovarsi, ma nulla può rimanere tal quale. E qui i pellegrini verso Roma trovavano Pontremoli. E caso vuole, destino vuole, io a Pontremoli spesso e volentieri ci torno per il giardino di Limen, per l'incontro con gli astronomi di Pisa, per svariate situazioni. Adesso mi hanno chiamato parenti, poi guarda caso potrei acquisire parenti proprio che abitano da queste parti, in Lunigiana, la valle. Anche uno svizzero, senza dire la targa. Qui è territorio, è un po' di confine, cioè è Varese dove abito io, non Varese Ligure, Varese città. Lo è territorio di confine, siamo al confine con la Svizzera, ma qua invece siamo in Toscana. Occorreva venire anche qua. Occorreva. Cari amici, adesso prima
Che ne dite? Ma appunto, quindi diciamo la data, oggi è il 20 di agosto 2019, Gennaro Gelmini da Pontremoli. Mettete un like, iscrivetevi, perché giusto che sia. Bene, un po' di panorama. E di là il centro di Pontremoli. Adesso zoomiamo. Ecco, abbiamo anche i treni della ferrovia. Il borgo del castello, il castello. Paese. Bene cari amici, si continua. Cari amici, allora tirar dritto, girare, è stretta la porta, allora dovremmo sempre andare sulla destra, no? È vero? Sempre sulla destra, però in questo caso non si sa se passare a destra, che è un po' stretta la strada. Stretta, bassa, eh? Ok, però 20 agosto 2019 da Gennaro Gelmini tutto a posto. Sulla via Francigena troviamo Gattigeni. Gattino. Signori, la via Francigena e dove dorme un gatto. Gattino, dormi qua? Dormi sulla via Francigena? A Pontremoli, al 20 agosto 2019, come nelle situazioni migliori, Stella Stellina, una stella in cielo, un paese in terra. Pontremoli. Pontremoli col castello la notte. Comunque questa settimana c'è un bel momento. Quando state qua? Fino a domani. Ma che morto, dai, vedete, dove c'è il divieto di sosta non parcheggiano.
questa è la via Francigena dei Parenti, al 21 agosto 2019. Ma c'è serie 2, però ti lo carica da dritto. La via Francigena dei Parenti, se vogliamo, tra Rottigliana e Macerie, passando da Arnuzzolo, Case Sparse, Tarasco, Serravalle, Caprio, Cavallana, Raccasigilli, Scorcetoli, Ponticello, Cantiere, Canale, qui a Pontremoli. Ebbene, bene, se vogliamo una via Francigena dei Parenti, al 21 agosto 2019, da Gennaro Gelmini. Vediamo un po' il panorama. Una via Francigena dei Parenti, e questo è il panorama. Cellino. Like, iscrivetevi cari amici. Ciao, a presto. Vediamo il panorama.
questo è il panorama anche sui monti, le vette dell'Appennino. Sai com'è? Siamo tanto lontani. Ah,